Adesso, cari amici, volevo fare una riflessione diciamo l'apertura delle Olimpiadi che si è tenuta il giorno 26, perché le Olimpiadi sono un grande evento e ha fatto bene Santo Padre a ricordarcelo. Però insomma la messa in scena che c'è stata in Francia è stata, io ho visto poco, dico la verità, ho visto qualcosa, poi mi sono schifato, lasciando perdere, però ho ricevuto delle lettere che hanno descritto molto bene la situazione, una di queste l'ho pubblicata sul blog, potete leggere anche la mia risposta. Però quello che è apparso, cari amici, è apparso quello che è l'Occidente realmente, come l'ha descritto la Madonna già nel 1981, nel messaggio del 30 ottobre 1981, la Madonna ha detto che ha descritto la situazione di allora, credo che in Polonia c'erano dei sommovimenti, ma che alla fine i giusti avrebbero prevalso. I giusti erano il movimento di Wałęsa e altri, ovviamente. Poi ha detto che l'Occidente ha incrementato il progresso tecnico, ma senza Dio, come se lui non fosse il creatore. E poi Madonna ha detto: il popolo russo sarà il popolo che più di tutti gli altri onorerà Dio. Errore gravissimo ha fatto quelli che hanno ritenuto che quella fosse una profezia già realizzata. No, non si è realizzata mai quella profezia lì, si realizzerà al termine dei segreti. Se no la Madonna sarebbe qui ancora adesso, per tutti i giorni, se la Russia si fosse già convertita. Anche perché la Russia che in questo momento qui da grattacapi a tutto l'ordine internazionale, altro che storie. Allora, cari amici, quello che si è visto nell'apertura delle Olimpiadi è esattamente il mondo occidentale di oggi. Il nuovo mondo senza Dio, il mondo vuoto di ideali, il mondo vuoto di tensioni morali, il mondo vuoto di proteste, non solo, il mondo compenetrato dal male proprio, a tutti i livelli, a livello della menzogna, a livello proprio dell'intelligenza, a livello proprio della negazione di tutto ciò che è vero e santo e buono, e poi a livello proprio della vuotezza morale, per cui, come dire, possiamo dire, abbiamo visto il re nudo, ma sporco, abbiamo visto inaccettabile, l'abbiamo visto vomitevole. Siccome questa parola qui l'avevo sentita per la prima volta proprio da Macron, vomitevole, l'aveva detto in rapporto all'Italia. Era per una questione, un litigio fra Francia e Italia per i migranti, e Macron aveva detto che la posizione dell'Italia era vomitevole. Ecco, io vorrei dire che il mondo, la civiltà che la Francia ha proposto è una civiltà assolutamente vomitevole. Il vuoto totale è la morte nella sua brutalità, di putridume, di disfacimento, di tutto, cari amici. Quindi noi ci siamo resi conto che quel falso brillio, quelle false luci, quelle false gioie, quelle false risate, quei falsi balli, erano tutte pirolette sataniche, erano tutte cose, come dire, senza bellezza e senza dignità. Vi descrivo quello che mi ha scritto un nostro ascoltatore, magari posso anche leggervelo perché non è mia impressione, ma io ho avuto la medesima impressione, ma anche molti altri hanno avuto questa impressione. Cioè l'Occidente ha mostrato se stesso, l'Occidente è una delle parti del mondo, la Francia è una delle parti del mondo in cui l'Occidente ha toccato il fondo. E quindi noi possiamo vedere che cosa c'è di attraente nel mondo senza Dio che si sta realizzando e che ci stanno proponendo. Cosa c'è di attraente in questo stile di vita, di quel tipo di mondo
che è un vuoto totale, che è irrisione del sacro, del bello e del buono, che è, come dire, come si dice, complicità col male, con la degradazione e con tutto ciò che è lercio e sporco. E allora, questo è quello che è apparso. Ma uno cosa dice quando vede queste cose? Siccome io credo che, a parte pochi uomini che hanno già raggiunto il fondo della perversione, la maggioranza delle persone, anche quando è lontana da Dio, ha conservato comunque, come dice la Madonna, un orientamento a Dio, un orientamento alla bellezza, un orientamento alla moralità, l'ha conservata. Per fortuna, quelli che sono del tutto, come dire, assimilati alla perversione sono una minoranza, che c'è, la Madonna ce l'ha segnalato già in diversi messaggi, anche uno ultimamente, quando la Madonna ha detto che Satana regna perché gli danno la forza quelli che si sono decisi per lui, quindi per la violenza, per la vergogna, per il sacrilegio, per la bestemmia, per l'immoralità. Quanti sono lo sa solo Dio, ma hanno in mano il mondo. E per quello che abbiamo detto che Satana regna, cari amici. Quindi, noi tutti, io personalmente ho detto, mi sono detto, ma come ha ragione la Madonna a dire che questo mondo qui, che per loro è il mondo nuovo, è il mondo emancipato, è il mondo woke che si è svegliato, è un mondo della libertà, è un mondo dove l'uomo decide del suo futuro, è un mondo dove l'uomo è Dio, questo mondo qui è un immondezzaio. È una palude malodorante nella quale gli umani vengono inghiottiti uno ad uno. Questo è questo mondo. Ma io sono sicuro che la maggioranza delle persone che mi ascoltano mi danno ragione. Ma lo so benissimo che ci sono tanti buoni, che ci sono anche tanti che non sono così pervertiti. Ma il mondo in mano a quel gruppo lì, a un gruppo di gente che odia il cristianesimo. È in mano a un gruppo di gente che odia il cristianesimo e che fa il bello e il cattivo tempo, e in Occidente e altrove. Questo è quello che mi viene da dire vedendo come vanno le cose. D'altra parte, cari amici, se il mondo fosse in mano a persone come si deve, cioè a persone che vogliono la pace, che vogliono il progresso, non ci sarebbe questa cosa forsennata all'autodistruzione. Quello che vi ho detto, non dite che l'ho detto io, ma è nei messaggi della Madonna, ma andate a leggerli. Allora, cari amici, qual è la risposta che io ho dato a Eugenio di Dronero, provincia di Cuneo, che mi ha scritto facendo una ottima, bellissima descrizione, diciamo così, dello spettacolo dell'apertura delle Olimpiadi, che secondo lui era un tripudio del paganesimo. Ora, di fronte a questa realtà, cari amici, come bisogna reagire? Cari amici, non dobbiamo perdere tempo a star lì a polemizzare, sarebbe un errore grave perdere tempo a star lì a polemizzare, star lì a stracciarsi le vesti ogni volta che, diciamo, quei poveri disgraziati che, pagati dal diavolo, che poi è un pessimo pagatore perché paga con il suo sterco, quindi figuratevi, non devo stare lì a questionare con loro. Per loro bisogna pregare, punto e basta. Ma noi dobbiamo capire che, siccome l'uomo è creato immagine di Dio, siccome la maggioranza degli uomini comunque hanno un orientamento a Dio, al bello e al buono, siccome sono quasi in qualche modo, attraverso i mass media, imprigionati da questo gruppo tenebroso che vive solo per il denaro, per il potere, per le cose lerce, allora, cari amici, noi dobbiamo capire che questo è il momento della testimonianza cristiana. Cioè, in questo mondo vuoto, in questa selva oscura, noi dobbiamo accendere la luce della fede, dobbiamo accendere la luce della speranza, dobbiamo accendere la luce della carità. Questo è il mio momento, ha detto la Madonna. La Madonna, già nei primi tempi, la Madonna ci ha detto due cose. Primo, questo è l'ora di Satana.
poi ha detto: siccome questa è l'ora di Satana, è anche la mia ora, è la sua ora, nella quale è venuta per sconfiggerlo, e lo farà attraverso di noi. Cioè, noi dobbiamo essere, cari amici, consapevoli che questo mondo non andrà avanti, questo mondo cadrà, questo mondo collasserà, questo mondo andrà in rovina, questo mondo verrà risucchiato dallo stagno di sfogo e di zolfo nel quale si è impiantato, e questo è il momento in cui lanciare l'appello alla speranza, l'appello alla salvezza che viene da Cristo, l'appello, diciamo così, alla salvezza che viene da Maria. E quindi è quello che Manuel sta facendo da tanto tempo, ma specialmente in questi ultimi tempi. Se guardate i suoi messaggi, ogni volta ci dice: siate le mie mani tese, siate gli strumenti del mio amore. Insomma, cari amici, non c'è miglior momento per evangelizzare di questo. Non c'è miglior momento per evangelizzare di questo. Perché? Perché tutti quelli che sono lontani ma non sono corrotti, vi ricordate la distinzione che ha fatto il Santo Padre, così profonda, che ha detto: e un conto sono i peccatori e un conto sono i corrotti, ha detto il Papa. I peccatori si possono salvare, è solo la maggioranza, la sacrale maggioranza. I corrotti no, perché chi sono i corrotti? Sono quelli che sono entrati, come ha detto la Madonna, sono diventati di Satana, sono suoi, vogliono essere suoi, vogliono combattere con lui, vogliono comandare nel suo regno. E per cui magari avevano chiesto anche a Satana tutto quello che loro volevano, cioè il denaro, il potere, eccetera, i posti grandi della società. C'è gente che vende l'anima per questo, la vende al diavolo. Sono tutte cose risapute queste, non inventate, cari amici. Ebbene, noi dobbiamo, è il nostro momento per far sì che i lontani, i peccatori, quelli che tutto sommato nel loro cuore anelano a Dio, ha detto la Madonna, sono la grande maggioranza. Questo è il momento per la nuova evangelizzazione, per portarli a Cristo attraverso Maria. Questo, cari amici, è il nostro compito. Questo è il compito anche di questa radio, cari amici, non dimenticatelo. Ed è una cosa meravigliosa, è una grande responsabilità che abbiamo, e quindi, cari amici, questo vuoto di una civiltà senza Dio non ci deve spaventare, ma ci deve responsabilizzare al massimo. E questo era il pensiero che volevo dirvi, cari amici. Trovate la lettera di Eugenio da Droneron, in provincia di Cuneo, sul mio blog, e trovate anche la mia risposta, cari amici, che vi suggerisco di leggere, perché siamo una svolta ormai. Il mondo senza Dio sta crollando e noi dobbiamo stare lì a guardare, dobbiamo agire.